Benvenuti per la seconda parte di Spada dello Spirito. Questa volta parleremo della chiamata del Regno. Ma andiamo prima a vedere quello che comprende questo corso biblico. Sara, puoi partire? Abbiamo il corso biblico Spada dello Spirito, sappiamo che comprende 12 corsi. Ognuno di questi ha un soggetto diverso, quindi abbiamo l'opportunità di seguire tutti i corsi uno a uno, anche se non iniziamo dal primo. Questo di oggi è il Regno di Dio, il soggetto numero 3 della serie Spada dello Spirito, Regno di Dio, e inizieremo a vedere la seconda parte. L'altra volta abbiamo visto il regno, questa volta vedremo la chiamata del regno. Poi questo corso comprende altri 7 soggetti, vedremo nelle prossime settimane, gli atteggiamenti del regno, il mondo del regno, la giustizia del regno, vita spirituale del regno, vita fisica del regno, poi abbiamo il giudizio nel regno e per concludere la realtà del regno. Questi sono i 9 soggetti che riguardano il regno di Dio. Ma andiamo a vedere quello di quest'oggi, che è la chiamata del regno. Andiamo a vedere qual è lo scopo di questo seminario. Lo scopo è comprendere quello che il regno chiama a fare per i credenti e i non credenti. La chiamata è una chiamata a fare qualche cosa, è una chiamata a rispondere a Cristo Gesù, che andremo a vedere oggi in dettagli. Andiamo a vedere quali sono i valori di questo seminario. Questo ti aiuterà a mettere in pratica quello che il Regno di Dio ti chiama a fare. Se c'è una chiamata, ci vuole una risposta, ma dobbiamo anche andare a vedere cosa comporta questa risposta nella vita reale di tutti i giorni. Cercheremo di andare a vedere questo. Dopo che Giovanni Battista venne imprigionato, Gesù andò in Galilea e cominciò a proclamare la buona novella di Dio. Lo vediamo in Marco capitolo 1, versi 14 e 15, lo vediamo anche nello schermo. Gesù dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Anche in Matteo 3.1, nel capitolo 4, verso 17, vediamo che è lo stesso tipo di messaggio. Il messaggio di Gesù all'inizio è simile a quello di Giovanni Battista. Giovanni Battista è venuto ad annunziare il regno di Dio, Gesù è venuto a dichiarare che il regno di Dio è giunto. E ci vuole da parte dell'uomo e delle donne una risposta. La stessa chiamata che Gesù ha dato 2000 anni fa alle folle che lo ascoltavano è la stessa chiamata che Gesù dà ad ognuno di noi oggi. E quindi anche noi dobbiamo vedere che è importante come rispondiamo al regno di Dio e alla sua chiamata. Vediamo che Gesù annunziava l'arrivo del regno con un linguaggio chiaro e semplice. Vediamo i 3 punti. Primo, il tempo è giunto, cioè l'era del governo personale di Dio sta iniziando, ed è iniziata con Cristo Gesù. Secondo punto, sei chiamato a dare una risposta radicale e personale alla presenza del governo personale di Dio. Ognuno di noi è chiamato in maniera personale a rispondere a quella chiamata di Gesù. Terzo punto, Dio ti chiede di arrenderti completamente al suo governo personale. Ciò significa che devi pentirti e credere. La chiamata è una chiamata ad una resa totale. Dobbiamo arrenderci a quello che è il regno di Dio. Abbiamo visto l'altra volta il regno di Dio, il governo di Dio nella nostra vita. Il regno di Dio non è un territorio, il regno di Dio non è una struttura umana, sociale, ma è il governo di Dio nei nostri cuori. Perché questo possa avvenire dobbiamo arrenderci a questa chiamata. Prima di tutto vediamo allora la chiamata al pentimento. Vediamo qual è questa prima chiamata. Giovanni e Gesù mostrano chiaramente che la chiamata principale del regno è a pentirsi. Dobbiamo essere sicuri del significato di questa parola.
perché molti credenti associano la parola pentirsi o pentimento ad un semplice cambiamento di comportamento. Mi accorgo che quello è male, allora devo fare il bene, devo cambiare il mio comportamento, cambiare il modo in cui agisco. Ma non può essere questo il caso, altrimenti la chiamata del regno equivalrebbe a cambiare il tuo comportamento e poi credi. Noi invece sappiamo che non è affatto così. Allora, se vogliamo comprendere veramente qual è il significato della parola pentimento, come noi la troviamo nella Bibbia, dovremo andare a guardare le parole originali. Andremo a guardare quindi nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento quali sono le parole che di solito nella nostra Bibbia italiana vengono tradotte con pentirsi o pentimento. Andiamo a vedere prima di tutto il pentimento nel Vecchio Testamento. La prima parola che incontriamo è nakam, la parola ebraica nakam. Nel Vecchio Testamento questa parola viene solitamente tradotta con pentirsi. Alla forma della radice di nakam dà l'idea di respirare profondamente e letteralmente significa ansimare, sospirare o gemere. In ebraico nakam prende il significato di lamentarsi e affliggersi, quando l'emozione prodotta dal desiderio di benessere altrui si confonde con la compassione e la solidarietà per gli altri. Mentre quando è prodotta dalla riflessione sul carattere di qualcuno, sulle sue opere, significa rammaricarsi o pentirsi. Ed è importante questa parola perché di solito nell'Antico Testamento descrive il pentimento di Dio. Vediamo che nell'Antico Testamento infatti molte persone trovano un po' difficile, no? A riuscire a capire come può Dio pentirsi. Allora forse Dio intanto sbaglia, che si deve pentire anche lui, perché infatti vediamo diversi brani nell'Antico Testamento dove Dio si pente. Forse quello più conosciuto è Genesi capitolo 6, verso 6, possiamo andare a leggerlo assieme? Prendiamo il microfono così si risponde un po' meno. Ecco, se vediamo in Genesi capitolo 6, verso 6, leggiamo, allora l'Eterno, e l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Questa parola pentì è la parola naka. Altri versi sono Esodo 32, 14, Giudici 2, 18, Samuele 1, Samuele 15, 35 ed altri ancora che avete nelle vostre note e potete andare a controllare, sono tutti versi dove si parla di Dio che si pente. Come può allora Dio pentirsi? Ma se noi vediamo appunto che questa parola nakam non intende il pentimento di una persona che fa cose malvagie o fa cose sbagliate e poi appunto si pente di averle fatte, ma come abbiamo visto prima il significato è quello di affliggersi, è un'emozione prodotta dal benessere altrui, dal desiderio di benessere altrui. Rappresenta, sappiamo, le parole ebraiche di solito rappresentano sempre qualcosa, sono molto rappresentative nel loro significato, e questa parola fa vedere appunto qualcuno che sospira, qualcuno che si affligge nelle emozioni. Dio si pente in questo senso, che vede il male degli altri, vede la sofferenza negli altri, vede qualcosa che lui ha creato buono e vede che sta andando male, e allora si affligge in questo, si dispiace in questo e vuole trovarne una soluzione. Vuole cambiare le cose per cercare di migliorare la soluzione. Questo è il senso del pentimento di Dio. E quando vede l'uomo, e vede l'uomo che fa male a se stesso, vede questa creatura che lui ha fatto con tanto amore, l'ha fatta a sua immagine e somiglianza, che sta rovinando la propria vita e quello che gli sta intorno, è il creato stesso, ecco che Dio appunto ha questo tipo di pentimento, nel senso ci dispiace di quello che vede, ci dispiace della sofferenza non propria ma della sofferenza altrui e vorrebbe vedere un cambiamento.
Ad ogni modo dobbiamo apprezzare il fatto che ogni volta che Dio cambia idea, questo è sempre conforme alla sua natura e al suo scopo immutabile. Mentre questo pentimento di Dio lo porta a cambiare idea, abbiamo visto in Giona capitolo 3 in particolar modo, come nel verso 10, quando Dio cambia idea al riguardo di Ninive, perché la vuole distruggere a causa della sua grande malvagità. Ma vediamo che spinge il profeta Giona a portare un messaggio di ravvedimento, la città si ravvede ed ecco che è scritto che Dio si pente di quello che voleva fare a Ninive e non lo fa più, invece di distruggere quella città, invece di mandare il suo giudizio, la sua ira giusta su quella città, ma vediamo che la risparmia, invece la benedice, tanto che Giona si rammarica perché non gli erano molto simpatici questi niniviti, erano i suoi nemici numero uno, avrebbe preferito vedere il giudizio su questa città. Vediamo che Dio cambia idea, ma non è che Dio abbia sbagliato prima e poi dice, no, mi sono sbagliato, scusatemi, ho cambiato idea. Cambia idea in risposta al cambiamento di questi ninivi, al pentimento, al ravvedimento di questi niniviti, di questi uomini e di queste donne che sono pentite il messaggio. Questa è la parola Nakam, che noi traduciamo con parola pentimento nell'Antico Testamento, ma vediamo anche un'altra parola, viene tradotta pentimento, ed è Shub. In vecchie traduzioni bibliche la parola ebraica shub è spesso tradotta con pentimento, quando uomini e donne sono soggetti dell'azione. Eppure shub letteralmente significa voltarsi o cambiare direzione, piuttosto che cambiare idea. Essa viene utilizzata nel Vecchio Testamento per descrivere il ritornare a Dio. Lo possiamo osservare, ad esempio, in 2 Re, capitolo 17, al verso 3, dobbiamo andare a leggerlo assieme, 2 Re, il verso 17, e leggiamo il verso 13. Eppure l'Eterno aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e di tutti i veggenti, dicendo, tornate indietro dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandamenti e i miei statuti, secondo tutta la legge che io prescrissi ai vostri padri. E comandato a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Vediamo che Dio usa questa parola, Shfu, per far tornare a sé il suo popolo, per farli tornare indietro perché si sono allontanati. Il peccato non è altro un allontanarsi da Dio. Il peccato è la nostra ribellione, quando decidiamo non più di seguire la via di Dio, ma di prendere un'altra via, quindi prendere un altro cammino. E noi andiamo per quella strada fino a che non ci pentiamo, fino a che non ci ravvediamo, cioè riconosciamo che quella nostra strada è sbagliata e allora ci voltiamo per tornare da Dio, per tornare lì dove stiamo meglio. Ed è quella la chiamata al pentimento di Dio. Ci sono molti altri versi, come 2 Cronache 6,26, Neemia 1,9, Salmo 78,33, e molti altri versi sono nelle note, che usano questa parola Shvub. E Shvub descrive un'azione mentale positiva. Anche questo è importante, perché spesso per noi oggi la parola pentimento ha una connotazione negativa. Non so perché, ma pentimento sembra qualcosa comunque di negativo, qualcosa di non buono, qualcosa che non ci piace, qualcosa che siamo costretti a fare, che non vorremmo, però, vabbè, mi devo pentire. Ma non è questo il contesto biblico. Nella Bibbia, invece, vediamo che Shuv ha un significato positivo. Il suo significato principale non è smettere di fare qualcosa, ma significa semplicemente ritornare a Dio con tutto se stesso. Sappiamo che ritornare a Dio significa allontanarsi dai pensieri, dagli atteggiamenti e dalle azioni peccaminose, ma queste sono le conseguenze del rivolgersi a Dio e non le cause. E quindi l'Antico Testamento vede il pentimento dell'uomo come un tornare a Dio, come qualcosa di buono. Questo riconoscere
che c'è qualcosa di sbagliato, che stiamo facendo qualcosa di sbagliato, ed è buono ritornare a Dio per ritornare in quello che è meglio per noi stessi. Il pentimento è qualcosa di positivo per noi, il pentimento lo facciamo per noi, non è un piacere che facciamo a Dio. Tante persone pensano che quando si pentano fanno contento Dio, fanno un piacere a Dio. No, fai contento te stesso, perché tu sei colui che ha bisogno di pentirsi, non Dio. Ma vediamo ora il pentimento nel Nuovo Testamento. Nuovo Testamento, anche lì troviamo due parole, e la prima è metanoia. Nuovo Testamento, metaneo è un verbo che significa pentirsi, e metanoia è il sostantivo per pentimento. Entrambe le parole sono costituite dalla combinazione di meta, che significa dopo, o cambiamento, e nous, che significa mente. Ciò significa che il pentimento comporta un vero e proprio cambiamento radicale dei pensieri, degli atteggiamenti, dei punti di vista e della strada da percorrere. In altre parole, questa parola, metanoia, il pentimento, è una rivoluzione mentale, un cambiamento di idea radicale, un drastico ripensamento. Significa cambiare il proprio modo di vedere le cose, cambiare idea riguardo a qualcosa o a qualcuno. Fino ad oggi ho pensato in questo modo, ho creduto che questo era giusto, oggi mi rendo conto che questo non è giusto, ma è sbagliato, e devo cambiare il mio modo di vedere questa cosa, il mio atteggiamento verso questa cosa, o questa persona, o qualunque altra cosa si tratta. Questo è il pentimento nel Nuovo Testamento, con questa parola metanoia. Pentimento significa semplicemente smettere di pensare a modo nostro e iniziare a pensare come Dio. La parola metanoia, utilizzata più ampiamente nel Nuovo Testamento, ci aiuta a comprendere più chiaramente il pentimento. Andiamo a vedere adesso alcuni punti che troviamo nel Nuovo Testamento dove c'è questa parola. Ci sono, ogni punto ha il suo verso, non avremo tempo di andare a leggere tutti questi versi, ma potete studiarli poi più con calma a casa, quando ripassate la lezione. Ma vediamo il primo: Gesù ha iniziato il suo ministero con una chiamata al pentimento. Vediamo in Matteo 4,17 che Gesù comincia con la stessa chiamata, abbiamo visto anche prima, di Giovanni Battista. Il regno di Dio è vicino, ravvedetevi, pentitevi, fate segni degni di ravvedimento, cambiate il vostro modo di pensare, rendetevi conto che quello che avete creduto fino adesso non è buono, non va bene, era il vostro modo di vedere le cose, ma il regno di Dio sta venendo per portarvi un nuovo modo di pensare, il modo di Dio, un nuovo modo di vedere la vita stessa, che è il modo di Dio. Il secondo punto: Gesù finì il suo ministero esortando la predicazione del pentimento a tutte le nazioni. Luca 24 al verso 47. Mandò i suoi discepoli a predicare il ravvedimento. In Luca 13, verso 3 al 5, Gesù insegnò che il pentimento era necessario per la salvezza. Importante, dobbiamo per salvare, prima di tutto, pentirsi, cioè riconoscere appunto di sbagliare, riconoscere di peccare, di essere dei peccatori. È il primo passo per poter ricevere la salvezza e il perdono in Cristo Gesù. Gesù inviò i dodici per predicare il pentimento. In Marco capitolo 6, 12, quando manda i dodici 2 a 2, li manda in tutti i villaggi a predicare che le persone si ravvedano, si pentano. In Luca 15, 7, c'è più gioia in cielo quando un peccatore si pente. È il pentimento che provoca questa gioia nel cielo, perché al pentimento poi arriva appunto la salvezza. Pietro corresse le idee errate che coloro che lo ascoltavano durante la Pentecoste avevano su Gesù, ed esortò gli accusatori a pentirsi. In Atti capitolo 2, nel verso 38, la prima predicazione
di Pietro e vediamo che Pietro chiama le persone di Gerusalemme a pentirsi. In Atti 17, verso 30, Paolo mise in discussione le idee degli ateniesi su Dio e disse loro che il vero Dio comanda a tutti i popoli di pentirsi. In Atti 20, 21, nella sua lettera a Taddeo ai leader efesini, Paolo riassume il suo messaggio con pentimento verso Dio. Abbiamo in Atti 5, 31 e in Atti 11, 18 che la rivoluzione nel modo di pensare, il pentimento non è uno sforzo, ma anzi è un dono di Dio. E per finire, il pentimento è legato a due doni di Dio, il perdono e la vita eterna. Questo lo vediamo in Luca 24, 27 e in vari versi nel libro degli Atti. Quindi da questi versi possiamo comprendere che senza ombra di dubbio il pentimento è una componente essenziale per poter diventare discepoli di Gesù. È proprio il nostro dovere, quello che siamo chiamati a fare. Il primo passo per poter tornare a Dio, per poter andare da Dio, è pentirsi. Nessun uomo si può presentare a Dio senza il pentimento, senza riconoscere prima i propri errori, senza riconoscere i propri peccati. Abbiamo visto che i giudei avevano molte idee sbagliate sul regno. Sappiamo che avevano molte credenze false sul Messia. La chiamata al pentimento nel contesto dell'annuncio della venuta del regno era una chiamata a cambiare radicalmente idea. E per un ebreo non era cosa facile. Noi sappiamo le culture mediterranee non sono culture dal collo duro, come Dio spesso le chiama, ancora oggi. No, vediamo che ha un proprio particolar modo, le culture del Mediterraneo sono culture ostinate, radicate in certe idee, radicate in certi modi di pensare, radicate nelle loro tradizioni. Quindi questo messaggio del pentimento non era facile da accettare. E vediamo per questo che sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento viene ripetuto così spesso, l'annuncio appunto di Gesù, l'annuncio del Regno era proprio questo. A cambiare idea. E per molta gente non c'è niente di più difficile. Ma ciò che Gesù è venuto a fare nella sua vita e nella sua morte può essere valido solamente per coloro che riconoscono la propria incapacità di salvarsi e il proprio bisogno di avere una relazione con Dio. Solamente quando riconosciamo di avere questo bisogno che noi possiamo iniziare ad avvicinarsi a Dio. Fin quando crediamo che le nostre vie, il nostro modo di fare vada bene, non possiamo avvicinarci a Dio. Vediamo un'altra parola che troviamo nel Nuovo Testamento, l'altra parola greca è metamelomai, e questo è un altro verbo greco che viene utilizzato quando si parla di pentimento. Metamelomai, come avviene per la parola ebrea Nakam, che abbiamo visto prima, anche questo esprime l'aspetto emotivo del pentimento e significa rimpiangere oppure sentire rimorso. Metamelomai viene utilizzata da Gesù in Matteo 21, verso 29. Dobbiamo andare a leggere Matteo 21, al verso 29, ma egli rispose e disse: non voglio. Più tardi però, pentitosi, vi andò. E Gesù racconta la parabola, quindi, di questi due figli, e dice che un figlio disse: sì papà, non ti preoccupare, vado a fare quello che mi hai detto. E poi invece se ne va a giocare con gli amici, non va a fare qualcos'altro. L'altro figlio dice: no papà, non ci voglio andare. Però poi indubbiamente per strada si pente, metamelomai, ha questo rimpianto, sente rimorso per questa sua scelta, per questa sua decisione che ha fatto davanti al padre, e decide invece di andare a lavorare nella vigna, decide di fare quello che il padre
gli aveva chiesto. Qui Gesù usa, appunto, questa, il Nuovo Testamento usa questo verbo metamelomai. Il sentimento che indica la parola metamelomai, però, può non portare ad un pentimento genuino, può degenerare in semplice rimorso. In Matteo 27, verso 3, vediamo ad esempio che Giuda si rammarica semplicemente. Vediamo Matteo 27, nel verso 3, allora Giuda, che lo aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani. Ecco, vediamo anche qua la nostra traduzione italiana dice pentì, ma nell'originale abbiamo questa parola metamelomai, che parla appunto di un rimorso, ma non è il vero pentimento che il regno di Dio ci chiama. È semplicemente un riconoscere che quell'azione specifica non è buona. Allora ho rimorso e torno indietro, o cambio così, e mi accorgo di non aver fatto qualcosa di molto buono. Ma questo non è il pentimento completo, il pentimento che Dio ci chiama, è semplicemente un rimorso. Il vero dolore non è il rimorso che porta a rimanere inattivi, ma è l'emozione di dolore divina, è la sensazione di sofferenza per avere offeso Dio. Ciò mostra che pentirsi implica un cambiamento di cuore, o dolore e rimorso divini, una sensazione di rimpianto per aver sbagliato. E alla fine porterà a un cambiamento della vita e della persona, ad un cambiamento del comportamento, come avviene per il primo figlio nella parabola di Gesù. Andiamo a vedere ancora un'altra parola greca, epistrepo, anche questa è usata nel Nuovo Testamento, e la parola epistrepo è l'equivalente nel Nuovo Testamento di shub. Abbiamo visto prima la parola ebraica shub, che significa questo cambiare via, cambiare strada, cambiare cammino. Sto andando in una direzione, mi accorgo che quella direzione non va bene e mi giro e vado in un'altra direzione. Stiamo camminando in una direzione che ci allontana da Dio, ci rendiamo conto che ci stiamo allontanando da Dio, allora ci giriamo, ci voltiamo e iniziamo a tornare da Lui. Questo è il convertirsi. Infatti spesso questa parola del Nuovo Testamento viene tradotta non con pentimento ma con convertirsi. Quindi infatti è proprio una conversione. In Atti capitolo 3, verso 19, dobbiamo andare a leggere. Atti capitolo 3, al verso 19. Ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati. E perché vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Ecco, vediamo che qua la parola è tradotta con convertitevi, la parola epistrepo. La conversione è l'intero processo di ritorno a Dio, mentre il pentimento ne è solo una parte. Ecco perché è importante questa parola, più di metanoia. La metanoia parla di una cambiamento di idea, ma epistrepo parla proprio di un cambiamento anche di comportamento, un cambiamento totale. Tutta la mia vita viene rivoluzionata e viene cambiata. Non cammino più come prima, non prendo più le decisioni di prima, non ho più i valori di prima, ma ora sono cambiati. Epistrepo viene utilizzato per mettere in risalto in maniera più chiara il cambiamento a cui porta il pentimento, ed è spesso utilizzato per esprimere il lato positivo di questo cambiamento. Vediamo che come per la parola shuv ebraica, anche epistrepo ha un lato positivo. Dobbiamo cambiare anche la nostra idea riguardo al pentimento, alla conversione, ma non è più un'idea negativa, non è qualcosa che faccio, mi costa fatica, che faccio di negativo, mi divertivo così tanto prima, adesso mi sono convertito, che noia. Per tanti l'idea di conversione, l'idea stessa di cristianità, no? È qualcosa appunto magari di noioso. Alle volte mi ricordo anche quando lavoravo dopo appunto la mia conversione, che ho smesso di fare tante cose, e quando mi dicevano, ecco, non bevi più, non fumi più, non vai più a ragazze, non vieni più al pub, no? E che fai?
E che nota devi dare? Come se tolte quelle cose lì a un giovane non rimane più niente, no? Non c'è... Che fai? Stai a guardare il muro tutto il giorno? No? Invece lo sappiamo, no? Che rinunciamo a quelle cose per avere delle cose molto, molto migliori. Dio ha preparato delle cose per noi che non possiamo neppure immaginare. Infatti chiunque ha veramente sperimentato la vera conversione, chi veramente ha avuto questo cambiamento di vita, conosce quanto sia abbondante la vita che Gesù Cristo è venuto a dare. E quindi la conversione è qualcosa di positivo, un cambiamento in meglio, un rinnovamento della mia mente, della mia vita, un rinnovamento completo della mia vita in positivo, in qualcosa di meglio. Quindi abbiamo studiato le tre parole del Nuovo Testamento applicabili al contesto di pentimento: metameo, che descrive l'aspetto mentale del pentimento; abbiamo visto metamelomai, che descrive quello emotivo; e epistrepo, che descrive l'aspetto riguardante l'allontanamento dal peccato e la nascita di un nuovo stile di vita basato sull'obbedienza al Signore. Il vero pentimento coinvolge tutti e tre questi aspetti. È il primo, però, l'aspetto che comporta un cambiamento di idea, ad essere assolutamente necessario per la salvezza. Ed è quello che sia Giovanni Battista che Gesù hanno in mente quando parlano di chiamata a pentirsi o a credere. Perché l'importante è che il rinnovamento, il cambiamento, incominci prima nella nostra mente. Ma le nostre azioni poi sono la conseguenza di quello che noi crediamo nel nostro cuore e delle idee che noi sviluppiamo nella nostra mente. E quindi è lì che deve iniziare il pentimento, è lì che deve iniziare il vero cambiamento. Il vero pentimento biblico non è un cambiamento nel modo di comportarsi, implica un cambiamento di comportamento. Pentimento, come cambiamento di comportamento, se è corretto chiamarlo in questo modo, è il frutto dell'essere veramente salvati, dell'aver messo tutto il nostro essere nelle mani di Dio. Ed il nostro cambiamento di comportamento è la conseguenza del nostro nuovo cammino che facciamo con Cristo Gesù. Coloro che affermano che il pentimento significa principalmente smettere di peccare non sbagliano semplicemente nel comprendere il significato della parola greca, ma affermano anche che la salvezza si raggiunge tramite le opere e non tramite la grazia di Dio, attraverso appunto la fede. Ma il Nuovo Testamento abbiamo visto che ci parla di un cambiamento interiore che viene attraverso la nostra nuova fede che abbiamo in Cristo Gesù. Il nostro pentimento significa riconoscere che quello che abbiamo creduto fino ad oggi è sbagliato e ora iniziamo a credere qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. E poi i nostri comportamenti, ecco che sono la conseguenza di questa nostra nuova fede, di quello in cui noi crediamo. Ecco perché la salvezza viene per grazia e non per opere. Ecco perché il regno di Dio non è fatto d'opere, ma di fede, si basa sulla fede e non sulle opere, come tutto quello che riguarda Dio si basa sempre sulla fede, cioè quello che noi crediamo, quello che c'è nel nostro cuore. Le nostre opere sono solo conseguenze. Quindi chi dice che è importante pentirsi significa cominciare a comportarsi in una certa maniera e ti danno certe regole, cominciano a dire: ah, sei un cristiano evangelico, allora devi vestirti in questo modo, devi tagliarti i capelli in quell'altro modo, fai questo, non fare quest'altro. Cominciano a mettere tutte queste regole, perché se è vero che sei un credente adesso devi comportarti come noi, no, purtroppo hanno travisato quello che è invece il messaggio del Nuovo Testamento, il vero messaggio biblico. Anche il cambiamento è un cambiamento del cuore, il pentimento avviene dentro di noi. E poi quello che avviene fuori è semplicemente la conseguenza. Romani 12 verso 2 ci parla di un rinnovamento della mente. Conosciamo bene questo verso, dobbiamo andare a rileggerlo. Romani 12 verso 2: e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati.
mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la buona e accettevole e perfetta volontà di Dio. Invece di conformarci a questo mondo, dovremmo essere trasformati dal rinnovamento della nostra mente. Sebbene in questo contesto Paolo non utilizza la parola pentimento, descrive comunque una rivoluzione mentale, chiave per poter conoscere la volontà di Dio, per essere liberati dal modo di pensare e di agire del mondo, per portare frutto attraverso una vita trasformata. Quindi praticamente l'Apostolo Paolo ci sta dicendo che dobbiamo lasciarci trasformare la nostra mente. No? E la nostra mente come viene trasformata da un cambiamento del cuore. Ma inizia appunto con questo pentimento. Ora, cosa succede? Quando noi ci pentiamo, riconosciamo che quello che abbiamo fatto è sbagliato, riconosciamo che il nostro modo di vivere è sbagliato, riconosciamo che quello in cui abbiamo creduto fino a oggi è sbagliato, i nostri valori non andavano bene perché erano valori carnali, valori umani, e abbiamo bisogno ora di credere in qualche cosa di nuovo. Infatti il secondo punto è la chiamata a credere. La prima chiamata del regno, quindi abbiamo visto che è la chiamata a pentirsi, ma poi, subito dopo la chiamata al pentimento, c'è la chiamata a credere. Quando comprendiamo che la prima chiamata del regno, ossia pentirsi, significa cambiare idea, inizia a diventare chiaro perché credere è la seconda. Qualsiasi cambiamento di idea deve coinvolgere automaticamente l'inizio a credere in cose nuove. In fondo è una sostituzione di quello in cui noi abbiamo creduto, perché non puoi smettere di credere, non puoi smettere di credere in quella cosa e non credere in nient'altro, ma ovviamente ci vuole una sostituzione, ci vuole qualcosa di nuovo in cui mettere la tua fede, ed è questo quello che il Regno di Dio ci offre, quello che il Regno di Dio ci propone a smettere di credere in una cosa. Ci chiama a credere in un'altra. Infatti la chiamata è ad avere fede e credere. Nel Nuovo Testamento la parola greca per credere è pistevo e significa essere persuaso da, rimettere la propria fiducia in, fidarsi di. Pistevo significa confidare e dipendere, così come anche riflettere. La parola greca pistis viene normalmente tradotta con fede. Ma vedete che fede e credere alla fine sono la stessa parola. Fede è pistis, credere è pistevo. Perché fede e credere sono la stessa cosa alla fine. Secondo Marco capitolo 1 verso 15, andiamo a vedere nel Vangelo di Marco, capitolo 1, verso 15, e dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Vedete qua il messaggio, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Queste sono le prime parole del ministero di Gesù, e collegavano la fede, il credere e il pentimento. In vista della venuta del regno, egli affermava che oltre a credere al Vangelo, bisogna anche pentirsi. Credere nel Vangelo significa credere in Gesù stesso. Coloro che ascoltavano Gesù dovevano impegnarsi in tutto quello per cui Gesù combatteva, in tutta la sua missione. Dovevano credere, confidare, dipendere, fidarsi e avere fede in Gesù. Vediamo nei Vangeli che sono presenti tutta una serie di sfide di questo tipo. Andiamo a vederne alcune. In Marco capitolo 1 al verso 15, come abbiamo appena letto, i primi discepoli sono chiamati a lasciare la loro attività di pescatori e a seguire Gesù. Vediamo che la chiamata di Gesù era quella appunto a seguirlo. I discepoli dovettero lasciare le proprie parti, lasciare il proprio lavoro, lasciare la propria sicurezza, la propria attività, le proprie case per seguire Gesù. Dovevano fidarsi completamente al 100% di Gesù. Non era un sì, fidati, ma era un
fidarsi, convenendo, credere al 100% in Cristo Gesù. Per quello erano pronti a seguirlo e a lasciare ogni cosa. Molti dei miracoli di guarigione, possiamo andare avanti? Molti dei miracoli di guarigione sono il diretto risultato della fede. Vediamo un esempio in Matteo capitolo 8. Matteo capitolo 8, verso 10. Centurione rispondendo disse: Signore, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché sono anch'io un uomo sotto autorità e ho sotto di me dei soldati. E se dico all'uno va e gli va, e se dico all'altro vieni e gli vieni, e se dico al mio servo fa questo e gli lo fa. Gesù, avendo udite queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano: in verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Or io vi dico che molti verranno da Levante e dal Ponente e sederanno a tavola con Abramo, con Isacco e con Giacobbe nel Regno dei Cieli, ma i figli del Regno saranno gettati nelle tenebre di fuori, gli sarà pianto e strillo di denti. E Gesù disse al centurione: va, ti sia fatto come hai creduto. E il suo servo fu guarito in quell'istante. Vediamo che Gesù qua riconosce la fede di quest'uomo, riconosce che quest'uomo crede che lui è in grado di guarire il suo servo, e gli dice: ti è fatto come hai creduto. Quindi vediamo che questo servo viene completamente guarito attraverso la fede di questo centurione. Vediamo che i discepoli vengono rimproverati per la loro mancanza di fede. Sempre in Matteo 8, leggiamo il verso 26, ma egli disse loro: perché avete paura, uomini di poca fede? Alzatosi, sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. Gesù si meravigliava per la mancanza di fede, perché era così importante per noi. Quello che sta cercando Dio nell'uomo ancora oggi, come Gesù cercava, lo vediamo con tutto il suo ministero, Gesù non faceva altro che cercare fede, cercare qualcuno che credesse in lui, che credesse alla sua parola. A lui piaceva, lo vediamo che Gesù veramente si soddisfava quando riusciva a trovare qualcuno che avesse fede. E oggi non è cambiato, ancora oggi Gesù sta semplicemente cercando uomini o donne che credano in lui, che abbiano fede, perché attraverso quella fede Dio ancora oggi può fare grandi cose straordinarie, e le farà. E si meraviglia purtroppo per la mancanza di fede. Se si meravigliava per la mancanza di fede quella volta, cosa deve fare il Signore quando viene nelle nostre chiese? Quanta fede troverà? Per quello Gesù dice, no? Negli ultimi giorni, quando tornerà, troverà fede il figlio dell'uomo? Ma c'è veramente da chiedercelo anche noi. Gesù, in Matteo 17:20, Gesù promette straordinari risultati alle persone di fede. Vediamo Matteo 17, anche in Luca 17:5, noi andiamo a leggere Matteo 17, verso 20. Allora la madre dei figli di Zebedeo si accostò a lui con i suoi figli, si prostrò e gli chiese qualche cosa. No, sto leggendo il capitolo 20, mi sembrava, capitolo 17, il verso 20. Gesù disse loro: per la vostra incredulità, perché in verità vi dico che se avete fede quanto un granello di senape, pedirete a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile. Gesù ci promette che se abbiamo fede come un granello di senape, che è il più piccolo di tutti i granelli, non basta quel po' di fede, perché la fede in fondo non è da misurare. La fede è la fede, o credi o non credi, questo è il punto. Gesù non voleva dire: ok, proviamo a misurare la vostra fede, vedete quante ne avete. No, il punto è che o credi o non credi, o ce l'hai o non ce l'hai. E se ce l'hai, puoi fare cose grandi e straordinarie. Attraverso la fede, credendo in Cristo Gesù, tutto ci è possibile. E Gesù usa appunto questo paragone che è proprio
il più grande che poteva trovare, che tra un granello di senape e una montagna. Cioè la cosa più piccola che abbiamo, questo seme di senape piccolissimo, è la cosa più grande che ci si poteva immaginare, che era una montagna. E dice, con un po' di fede, come un granello di senape, puoi spostare una montagna. Semplicemente credendo puoi fare i miracoli più grandi, le cose più grandi. Perché c'è la potenza nella fede, la potenza così grande di fare qualunque cosa. In Marco capitolo 9, verso 23, vediamo che la fede dichiara il possibile di fronte all'impossibile. Marco capitolo 9, il verso 23, Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Ogni cosa è possibile a chi crede. Ogni cosa è possibile a chi ha fede. In questi esempi di fede, tutti questi esempi di fede mostrano il bisogno del regno di credere e dipendere dal potere di Gesù. Tutta la sua missione si basa sulla convinzione che è impossibile che l'uomo raggiunga ciò che Dio si aspetta da lui con le proprie forze, ma è possibile quando la fede ci lega al modo speciale che Dio ha di fare le cose. Abbiamo visto il pentimento, che è smettere di avere fede in noi stessi, nelle nostre capacità, nelle nostre forze, nel nostro modo di vivere la nostra vita, e ora andiamo a vedere la chiamata del regno, che è credere, che avere fede, che vivendo la vita secondo Dio, seguendo veramente le vie di Dio, tornando a Lui, tutte le cose diventeranno possibili. Perché quello che Dio ci chiama a fare è impossibile per le nostre forze. Dio lo fa apposta, perché vuole che dipendiamo da Lui. Dio fa in modo di darci una vita da vivere che sia impossibile per noi. Perché così lì Lui si mostrerà, lì si dimostrerà. Perché noi possiamo mettere in pratica la fede. La fede può diventare qualcosa di reale, non un'ideologia, non una teoria, non qualcosa di cui ne parliamo in chiesa, ma qualcosa che diventa realtà nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nella nostra vita di tutti i giorni. Questa è la chiamata del regno, a vivere una vita impossibile per noi, ma possibile con Dio. Amen? Amen. Voglio fermarmi prima per la prima sessione, riprendiamo fra 10 minuti.